Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Si parla di tecnologia ogni giorno, anche oggi che è venerdì, ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, per vedere quello che succede, no, nel mondo high tech. Intanto partiamo da Qualcomm, che nei giorni scorsi ha pagato una multa di quasi $1 miliardo in Cina per una posizione antitrust. A quanto pare in questo momento Qualcomm è sotto inchiesta anche in Sud Corea, sempre per la stessa argomentazione, ovvero quello dell'antitrust. Vedremo quali saranno poi le decisioni delle autorità coreane. A New York, la città di New York potrebbe essere la prima ad accettare i bitcoin per i pagamenti delle tasse. Non sappiamo quanto veloci siano gli americani nel legiferare in questo senso. Sono curioso di vedere, insomma, se noi avremo una propensione di questo genere anche da parte del nostro Stato. Entriamo invece più negli argomenti tecnologici, ad esempio quello della sicurezza, perché Apple da ieri ha introdotto la possibilità della doppia autenticazione sia su FaceTime che su iMessage. Questo ovviamente aiuta nel risolvere alcuni problemi di sicurezza che erano stati riscontrati di recente proprio per le autenticazioni di Apple. Quindi, pur inserendo username e password, il secondo passo di autenticazione aiuterà a proteggere i sistemi di messaggistica di Apple. Altra novità interessante di ieri è quella di una prima introduzione da parte di OnePlus del nuovo sistema operativo, ovvero Oxygen OS. Ancora presto per vedere quale sarà il risultato poi dell'applicazione di questo sistema operativo al proprio hardware, però è già un passo nello staccarsi da CyanogenMod Mode, che invece aveva realizzato i sistemi operativi per il primo prodotto di OnePlus, ovvero OnePlus One. Ne abbiamo parlato ieri su Radio Number One, dove vi aspetto ogni giorno alle 13 e alle 20 con le Daily Tech News. Facebook da ieri ha introdotto negli Stati Uniti una nuova policy per la propria legacy digitale, no? Per decidere che cosa sarà del proprio account di Facebook dopo la propria morte. Insomma, non è proprio un argomento allegro e felice, però un tema di cui, insomma, tenere conto ora che si utilizzano tantissimi social network. Con questa nuova policy di Facebook si potrà decidere se annullare, chiudere automaticamente il proprio sito internet quando verrà acclarata la propria scomparsa, oppure se nominare una sorta di tutore digitale che sarà in grado di utilizzare la nostra pagina Facebook, ma solo dopo la nostra dipartita. Dopo, insomma, i debiti scongiuri, possiamo anche proseguire, andare oltre. Andare nel mondo di Windows 10, che ieri è arrivato con la preview tecnica, ma solo per alcuni telefonini. Un po' una delusione, perché sono pochi i modelli che possono installare la nuova preview tecnica, che proprio da ieri è disponibile. È un primo passo, secondo quello che dice Microsoft, e vedremo quello che succederà poi nelle prossime settimane. Ultima cosa che vi segnalo, in questo periodo, insomma, si parla molto di aggiornamenti software. Android Lollipop, quindi la versione 5.0 di Android, sembra essere migliore di iOS 8.0 o comunque le sue varianti successive, perché le applicazioni si bloccano meno su Lollipop che su iOS 8. Quindi continua la grande sfida tra Apple e Google, vedremo, insomma, quale sarà il vincitore finale. Sappiamo invece che alle 13 alle 20 ci sentiamo su Radio Number One per le Daily Tech News. A tutti buon weekend, ci ritroviamo lunedì.